Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, l'Università Niccolò Cusano, e chiaramente Laternana, hanno messo da oggi a disposizione del popolo ucraino circa 2 milioni e 100 mila euro. 1 milione di euro in beni, medicine, alimentari e tutto quello che serve di prima necessità da mandare direttamente sul territorio ucraino, per poter aiutare il popolo ucraino a difendere la propria integrità e la propria libertà. E per quanto e già sono partiti i primi 100.000 euro di materiali utili per, diciamo, le cure di quei soldati, di quelle persone ferite. Poi, sempre l'Università Niccolò Cusano ha messo invece un altro 1.100.000 a disposizione a quei ragazzi che volessero studiare presso l'Università Niccolò Cusano, quindi borse di studio che si ripeteranno per 5 anni, sperando che questi ragazzi possano tornare molto prima nelle loro case, ma se così non fosse, o anche dall'Ucraina, potranno studiare 300 ragazzi gratuitamente, presso l'Università Niccolò Cusano. Quindi un altro 1.100.000 euro messo a disposizione del popolo ucraino per 5 anni, anche se io spero che non serva assolutamente. In più, l'Università Niccolò Cusano ha messo a disposizione in questo momento già una quarantina di alloggi per un'ottantina di posti letto circa per le donne e per i bambini ucraini che sono arrivati, che stanno arrivando in Italia e che hanno i loro padri che stanno combattendo in Ucraina. Questo perché credo sia normale e giusto dare solidarietà a un popolo che sta combattendo per la democrazia e per la propria libertà. E quindi l'Università Niccolò Cusano, insieme alla Ternana, sono sempre presenti. Un saluto a tutti e in bocca al lupo per oggi pomeriggio. Non si spiegano mai queste.